A testa in giù, come cantava Pino Daniele, o a testa in su? È questo l'interrogativo che si pone la squadra biancoverde insieme a lei, la società, i tifosi e gli addetti ai lavori. Tre partite per uscire definitivamente dal limbo, a tratti pericoloso del presente, così risalire oppure precipitare all'inferno? Lo scopriremo solo nei prossimi 270 minuti decisivi per la stagione dell'Avellino, perché se è vero che la Serie B è un campionato in cui succede tutto e l'esatto contrario in continuazione, è anche vero che ci sono momenti fondamentali in cui una stagione è segnata in un verso o in un altro. All'andata è stato il mese di dicembre, da dopo il KO di Trapani i Lupi conquistarono le 6 vittorie consecutive, preziosissime comunque in chiave salvezza. Ora lo è questo mese di marzo, perché per retrocedere il gruppo di tessere dovrebbe davvero suicidarsi, visto che 10 punti in 12 giornate sono un bottino più che possibile da conquistare. La chiave dopo Ascoli sta tutta nel doppio scontro diretto, prima con la Ternana che sabato affronta il Latina in casa e poi dopo la trasferta in Irpinia aspetta il Pescara e in seguito con il Crotone. È lì che Castaldo e soci dovranno far capire chiaramente cosa vogliono fare da grandi. Il Perugia intanto a quota 40 come Lupi è atteso dal Cagliari di Rastelli, assetato di punti visto il momento nero, e dopo incontra due squadre che in zona salvezza hanno alzato la testa come la Salernitana e il Lanciano. Anche il Bari ha 44 punti, discontinuo e capace di cadere ogni volta che dovrebbe prendere il volo, ha tre sfide niente male. Al San Nicola è di scena la Pro Vercelli, seguita da una doppia trasferta da Brividi a Novara e a Salerno. Infine il Brescia di Boscaglia, sabato ospita la capolista calabrese, poi va a Latina, in pieno caos dopo il quarto cambio di allenatore, e chiude il mese col Novara a Rigamonti. Niente male, insomma. Calcoli e tabelle di marcia sono del tutto inutili, ma di certo pensare positivo appunto non guasta per i biancoverdi, che dovranno puntare tutto sul fattore Partenio Lombardi. Insomma, il campionato è aperto e tutto è possibile, basta soltanto crederci.